Lorenzo Andreaggi, Parole e Musica. Abbiamo intitolato così il nostro spazio di oggi. Oggi infatti ci occuperemo della carriera e anche dei gusti, lo scopriremo un po', di Lorenzo Andreaggi, un giovane fiorentino che è attore, musicista, cantante, diciamo anche studioso, no? Delle tradizioni popolari italiane, ma soprattutto toscane. Allora, Lorenzo, benvenuto. Grazie, grazie a Grazie per te. essere qui nei nostri studi. Allora, dicevamo una carriera che è iniziata tanto tempo fa, tu poi hai collaborato con grandi artisti come appunto il mitico Narciso Parigi, famosissimo in America, forse ancora più che in Italia, insomma, era veramente un mito e lo è tuttora. E poi hai anche collaborato con miti di casa nostra, come appunto una cantante che tu ami molto. Irene Grandi, Irene Grandi, esatto. infatti poi mostreremo anche il video appunto che Lorenzo ha girato insieme a Irene Grandi. Senti, se io ti dico vai a Firenze, cosa ti viene in mente? Vai a Firenze, mi viene in mente una canzone. Mi viene in mente una canzone scritta da Narciso Parigi e che ho ricantato, insomma, in questo disco che è uscito in vendita 2 settimane fa, Italia, America Italia e America e ritorno. Ritorno. Ed è una canzone un po' a doppio senso perché vai a Firenze nel senso vai a Firenze a vedere le grandi bellezze che ci sono, ma anche vai a via Firenze nel senso non sai più brillare di luce futura, ma brilli soltanto di luce riflessa. Non sai guardare avanti, non sai guardare al tuo futuro. E già Narciso, pensate, aveva scritto una canzone del genere nel 1964 e sembra attualissima, insomma, una canzone Ecco, scritta per vediamo la oggi. copertina del CD, appunto emblematico, te e appunto Narciso Parigi che vi guardate. Ecco, Sì. com'è nato l'incontro con Narciso Parigi? L'incontro con Narciso è nato per caso, è una storia che ho raccontato tantissime volte e che non Velocemente mi annoio per... mai di raccontare. Io scrissi una lettera a Narciso dicendogli che era un appassionato di musica melodica, musica fiorentina e che mi sarebbe piaciuto conoscere. Lui mi rispose dopo molto tempo perché questa lettera gli andò dietro la cassetta della posta. Si rimase incastrata dentro un orcio. Mi telefonò a casa e mi disse: "Guarda, scusami, ho ritrovato la tua lettera, vieni, vieni subito, mi dispiace tanto, vieni a casa mia, ci conosciamo". Io andai a casa sua e nacque una grandissima amicizia, veramente un'amicizia molto bella. E da lì lui si mise al pianoforte, iniziò a strimpellare, insomma, a canticchiare un po' di canzoni di Spadaro. Io conoscevo più che altro quelle di Edoardo Spadaro, le sue, quelle in America non le conoscevo. E lui mi disse: "Sai, hai una bella voce, hai un tono particolare", dice, "ma vorresti ricantare i successi che ho cantato in America e che in Italia non sono mai arrivati?" E io gli dissi di no. Diventai tutto rosso, lo ringraziai, dissi: "No, guarda, non me la sento". Era il 2013, sono passati tantissimi anni e a fine 2017 accettai quasi per sfinimento, diciamo, perché dopo che misi su uno spettacolo teatrale itinerante, musicale, che ho portato a giro per tutta la Toscana, Canta Firenze, lui mi disse: "Devi fare questo disco". È iniziato. Esatto. Bene, io direi a questo punto allora di ascoltarla questa vai a Firenze o Vai a vai a Firenze. Firenze. Ascoltiamola. Sono figlio di Fiesole e Roma, sono nato tra il verde e il turchino, nella culla piangevo in latino, da ragazzo inventai un nuovo idioma, ho insegnato a parlare toscano a milioni di genti lontane, poi tra squilli di trombe e campane, il toscano divenne italiano. Ma se ascolto nel parlare certe licenze, sai com'è? Mi viene spontaneo dire vai a Firenze. Ho il profilo tracciato da Giotto, il mio corpo scolpito Donatello, le mie mani Cellini al cesello, Michelangelo il naso un po' rotto, Botticelli mi ha dato il sorriso, da Leonardo le forme precise, Galilei la mia stella decise, col Ghiberti arrivai in paradiso. Ma se mi volto a guardare certe indecenze, sai com'è? Mi viene spontaneo Bene, complimenti, una canzone Grazie. molto sentita, si vede. Sì.
cosa hai provato nell'incidere questo video, nel cantarla? Ma è stata sia stata una bella soddisfazione per te. Una grande soddisfazione e una grande emozione, come tutte le canzoni insomma che ho inciso in questo disco. Ridare voce a Narciso, a una voce mondiale così potente, così bella. Come lui dice, guarda Narciso, io non sono all'altezza di fare una cosa del genere, ma te fallo, canta come ti senti, insomma mi ha dato anche veramente tantissimi consigli, è stato un grande maestro, un amico, un nonno, un secondo nonno. Ho passato bellissimi momenti insieme a lui e poi diciamo insomma la direzione artistica l'ha curata lui di tutto il progetto. E questa è una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione, sì. Allora, diciamo che tu sono tanti anni che così frequenti teatri, che canti, eccetera, però diciamo il salto forse l'hai fatto grazie a Narciso Parigi, sì, no? Con questo ecco, disco. Per cui io direi di farlo ascoltare anche da solo con un classico, Mattinata Fiorentina. Ti piace? Cosa diceva Narciso di questa canzone? Le piaceva? Beh, era una canzone bella che rappresentava bene Firenze, ecco. e che sempre, quando andava in trasmissione anche in Rai, gli chiedevano appunto di cantare Mattinata Fiorentina, quindi ce l'hanno nel cuore i fiorentini e gli italiani. Invece so che c'è una canzone molto conosciuta che a lui non piaceva molto. Le ragazze di Monticelli. Le ragazze di Monticelli. Sì, mi diceva sempre, ma io non ne vado un po' matto troppo ballata, per questa vero? Canzone. Sì, infatti, sì, no, invece ebbe molto successo a suo tempo. Forse proprio per la leggerezza, perché poi Narciso invece era una persona che ricercava. Sì, in Toscana era famoso per gli stornelli, per le serenate, ma in America ha cantato canzoni con la C maiuscola, se pensate che ha scritto brani per Dean Martin, insomma era a stretto contatto con Frank Sinatra, insomma siamo veramente a degli alti livelli della canzone italiana. Poi dopo lui scrisse anche I ragazzi di Legnaia, dopo le ragazze di Monticelli. Ecco, anche per lui par condicio. Per par condicio. Ma Firenze Sogna cosa diceva di questa canzone Narciso Parigi? Beh, sono come tutte le canzoni di Firenze che ha sempre cantato, ce l'aveva nel cuore. Lui quando dall'America tornava a Firenze diceva, io devo, sì, laggiù canto l'Italia, canto le belle canzoni, ma quando torno a Firenze devo cantare. Ma dove Firenze. Stava meglio Narciso Parigi? In America o negli Stati Uniti o a Firenze? A Firenze. A Firenze. A Firenze. Anche lui, guarda, quando andammo a fare una ripresa su Ponte Vecchio, si trova su YouTube il filmato, lui dice, devo ringraziare Dio di avermi fatto vivere in una città bella, bella come Firenze, perché, insomma, è la città più bella del mondo. Senti, ti faccio un'altra domanda su Narciso Parigi prima della pubblicità. Sì. I ragazzi della tua età, i giovani uomini della tua età, non so quanti anni tu abbia, neanche lo voglio sapere, nel senso comunque si vede se sei giovane. 30, te lo dico. 30, ah vabbè, se sei giovanissimo. però sai, a volte c'è chi non lo vuol dire, quindi io non lo chiedo mai. Spesso non hanno Narciso Parigi come punto di riferimento, no? Magari possa avere Piero Pelù, oppure possa avere, non so, cantanti più legati al momento. Come mai, fin da piccolino, invece hai coltivato questo amore per questi cantanti che sono conosciuti un po' dalle nostre mamme, no? Più che ovviamente li conosciamo anche noi, però non sono mai stati per la maggioranza appunto delle persone dei punti di riferimento. Qui c'è stato lo zampino di mia nonna che quando si andava al mare in macchina mi cantava sempre le canzoni di Edoardo Spadaro, dai valzer della povera gente, sulla carrozzella, la porto un bacione a Firenze, il cappello di paglia di Firenze che avrò cantato miliardi di volte durante quello spettacolo che ti ho detto prima del Canta Firenze, e quindi lì mi sono appassionato e grazie a lei ho scritto quella famosa letterina di cui ti parlavo prima. Stiamo parlando con Lorenzo Andreaggi, attore, cantante, cabarettista, insomma un po' di tutto, è un giovane talento fiorentino che ha avuto la fortuna di incontrare, ma non soltanto la fortuna, la volontà di incontrare Narciso Parigi, che lo ha sposato da un punto di vista diciamo artistico, hanno inciso insieme questo CD Italia e America, e poi lui comunque essendo un artista a tutto tondo sta portando avanti anche altri progetti, abbiamo parlato del film appunto fiabe italiane tratte dalle novelle di Italo Calvino che non tutti conoscono, sì. E invece è importante farle conoscere. Importante perché fanno parte della nostra tradizione. Della nostra cultura, della nostra tradizione. Poi appunto abbiamo visto all'inizio lui che interpreta appunto Alben nel vizietto in teatro, poi ha fatto tantissime altre cose, Stenterello lo faremo vedere più tardi appunto. Appunto abbiamo parlato di Narciso Parigi, e la tua canzone preferita invece di Narciso Parigi qual è? Quella che ami di più cantare? Beh, Amici miei. Amici miei, ecco perché. Che è la canzone che Narciso scrisse per il film di Pietro Germi, Amici miei, per il film cult. Che poi però è andato a Monicelli. Che poi però Pietro Germi morì, andò a Monicelli e Monicelli non venne mai a sapere che c'era questa canzone che lui aveva scritto per la sigla finale ed è...
Bella, veramente bella, perché racconta proprio, ancora non c'era la sceneggiatura vera e propria del film Amici miei, quindi Pietro Germi gli disse a Narciso, guarda, è un racconto un po' di zingarate di questi amici, si ritrovano in questo bar, quindi lui non aveva nemmeno delle basi grosse per scrivere effettivamente la canzone ufficiale per il film. Però il sapore è quello, c'è. Certo, poi Pietro Germi e Monicelli erano molto amici, lui non stava molto bene Pietro Germi e decise di affidare la regia, ovviamente confrontandosi anche col produttore, a Mario Monicelli. Ed è nato tutt'altro film, chissà come sarebbe stato nelle mani di Germi. E la canzone, diciamo, è un po' un rimando a come poteva essere il film diretto da Pietro Germi. Probabilmente neanche ambientato a Firenze, forse. La canzone? Si dice che Pietro Germi lo immaginasse ambientato a Bologna, si dice. Ma infatti la canzone che canta Narciso e che ho cantato anche nel disco non parla di Firenze. Ecco, appunto. Non dice niente di Firenze, quindi chi lo sappiamo sa. Monicelli, però la scelta di Narciso Parigi, insomma, non era casuale. Infatti Monicelli si arrabbiò con Narciso, ma perché non me l'hai detto che c'era questa canzone? Si metteva nel film, dice, ma io non ho più sentito niente. E quindi poi è rimasto nel cassetto. Con la sua eleganza. Con la sua eleganza e grande umiltà. Allora, comunque Lorenzo inizia col teatro, poi canta, studia, scrive, dirige film e a un certo punto gira anche un video con Irene Grandi, Fiorentina. Sì. Ecco, come sei arrivato a lei e perché avete deciso di fare questo lavoro insieme? Beh, grazie a Narciso, sempre a Narciso Parigi. È stato il tuo mentore. Esatto, è stato il mio mentore, perché lui conosceva Irene. Il babbo di Irene li portava a far ascoltare a Narciso le cassettine dove Irene, la ragazza, incideva insomma le canzoni in casa e lui diceva, guarda, questa ragazza è brava, avrà una carriera, sa cantare. E quindi il mio amico e nonché anche produttore del disco, Sergio Salaorni, amico di Irene Grandi, ha chiesto a Irene di partecipare a questo grande progetto discografico e lei ha accettato subito, ovviamente, in amicizia anche per Narciso. E insieme abbiamo cantato Cosa sognano gli angeli e il videoclip ufficiale l'abbiamo girato al Teatro Dovizi di Bibbiena, questo teatro che sembra di fine Ottocento quasi, anche se è rifatto da pochi anni, una piccola bomboniera, un confettino, veramente. Ecco, anche Bibbiena dovrebbe essere riscoperto come posto, perché è un posto un po' dimenticato, invece sappiamo quanta storia. Un borghettino, un paese, quanta storia c'è. Sì, c'è dietro, ecco. Allora, vediamo insieme e ascoltiamo appunto Lorenzo Andreaggi con Irene Grandi in Cosa sognano gli angeli. Si accendono le fiammelle nell'azzurra immensità. Tutto tace, andiamo a riposare. Angioletti, buonanotte. Tanti sogni da ma chissà che sogni sogneranno. Cosa sognano gli angeli quando sognano? Forse bimbi che giocano tra le nuvole. Li rincorrono trepidi e li accarezzano negli azzurri giardini dell'alto ciel. Din don dan, suonano mille campane. Din don dan, l'alba tra poco verrà. Cosa sognano gli angeli quando sognano? Forse bimbi che placidi si accarezzano. Forse bimbi che un angelo bello sognano e felici gli sorridono con amor.
suonano 100 campane. Complimenti, ti faccio un applauso. Grazie. A te, a Irene Grandi e a Narciso Parigi che ha scritto appunto questo testo. Allora, abbiamo parlato prima di questa canzone che appunto Narciso Parigi aveva scritto per Amici Miei, per Germi, che doveva essere nel regista del film. Sì. Del film. La nostra regia si è data da fare e l'ha trovata. Ha trovato. Quindi l'ascoltiamo, perché sennò il pubblico rimane con questa curiosità. Ascoltiamo Amici Miei. E anch'io non la conoscevo, quindi la voglio sentire. Ascoltiamola. Dico solo una cosa, mi specchio in voi e vedo che la vita è bella ancora, amici, grazie di voi. Che c'è in me nel ritrovarmi con voi qui nel solito caffè e ritrovare l'incanto di tanti anni fa, quando inseguivo ancora chimere e sogni d'amore, anche se abbiamo ormai dei capelli bianchi in più, negli occhi intatto serbiamo quell'ardor di gioventù. Mi specchio in voi e vedo che la vita è bella e bella ancora, amici, amici miei, grazie di cuore. Una bellissima canzone, ma si capisce che forse lo spirito di Germi sarebbe stato diverso. Diverso. Era, e il film sarebbe stato un'altra cosa. Sicuramente, rispetto a quello di Monicelli. A quello di Monicelli. Sì.